Benvenuti al corso online sulle risorse educative aperte. Questo corso online è stato sviluppato sotto la guida di Martin Ebner e Sandra Schön della TU Graz. Il corso faceva parte del programma UNIT, OER Courses, insieme a tutti i partner dell'Alleanza Universitaria Europea, UNITE, sviluppato. Tutti i contenuti sono offerti in diverse lingue. Per far sì che funzioni, lavoriamo entrambi con i nostri avatar virtuali. Hi! Hey! Bonne journée! Welcome! Dobry dzień! Isso è divertido? Anche in italiano! Benvingut! Viel Spaß! Puoi trovare queste e altre lingue nella selezione della lingua. Ci auguriamo che ti divertirai a provare con noi come funziona. Abbiamo appena sviluppato questo corso online per te e lascia che ti spieghi brevemente il principio. Il corso dura 4 settimane ed è suddiviso in 4 moduli che si sviluppano uno sull'altro. Il materiale didattico è costituito da video, che vengono integrati con ulteriore materiale didattico sotto forma di documenti, link, eccetera. La conclusione di ogni modulo è un autotest con il quale puoi verificare se hai imparato e compreso le cose essenziali. Dovresti. Se hai domande o hai bisogno di supporto, il forum di discussione è a tua disposizione. Riceverai un badge virtuale per ogni modulo superato e dopo aver completato con successo il corso, riceverai anche una conferma di partecipazione. È meglio prendersi il tempo necessario per guardarsi intorno nell'ambiente di apprendimento, indipendentemente dal fatto che si utilizzi un laptop o uno smartphone. L'interfaccia dovrebbe sempre essere adattata di conseguenza. E potresti anche notare che puoi facilmente contrassegnare le cose che hai già fatto come fatte. Ciò significa che puoi sempre tenere d'occhio i tuoi progressi di apprendimento. Ma ora passiamo al contenuto vero e proprio. Questo corso online ha lo scopo di introdurti al mondo delle risorse educative aperte. Vorremmo spiegare perché questi sono importanti per il futuro mondo dell'educazione digitale e della open science. Inoltre, le risorse educative aperte ci consentono anche di collaborare ancora meglio, rendendole ideali per le alleanze universitarie europee. Si potrebbe anche dire il prerequisito. E in ogni caso, ci auguriamo che questo corso ti piaccia e che tu abbia una buona esperienza di lavoro e creazione di risorse educative aperte.